benvenuti alla Festa della Trebbiatura, organizzata dal Comitato Turistico di Torre Pedrera ormai da quasi 20 anni. Sono stati 3 giorni fantastici, abbiamo avuto dimostrazioni delle vecchie mode di lavorare, la trebbiatura in particolare, abbiamo avuto 2 serate con trebbie del primo dopoguerra e quindi un modo bellissimo di vedere queste tradizioni e queste macchine che lavoravano come lavoravano a quei tempi, restaurate e riprese come fossero nuove. Torre Pedrera è sempre un punto d'appuntamento per questi amici che vengono, come dicevamo prima, anche da lontano, sono arrivati da Verona, da Reggio Emilia, proprio per ritrovarsi qua e fare festa come solo in Romagna noi sappiamo fare. La festa celebra quella che è la nostra cultura contadina e dura 3 giorni. Abbiamo cominciato il venerdì sera con una spilata sul lungomare di carri. Abbiamo trattori e amici che arrivano da un po' da tutta Italia per celebrare insieme questa festa che ormai è diventata veramente una tradizione per noi a Torre Pedrera e per tutti i turisti che vengono a visitarci. Eccoci qui sul lungomare di Viserba, stiamo aspettando i trattori, c'è la festa della Trebbiatura a Torre Pedrera da tanti anni. Tanti trattori si riversano sul lungomare, quest'anno da Torre Pedrera arrivano a Viserba. Guardate che spettacolo! Ecco, per loro è una gioia, è una gioia. È una gioia essere qua. Giovani, adulti, bambini, tutti a festeggiare. Buonasera signora, buonasera. Buonasera. Ecco qui. Uno degli espositori, guardate che trattore. Da dove viene lei? Da Coriano! Ha fatto molta strada per arrivare. Beh, una quindicina di chilometri. È una bella tradizione questa. Bella, la più bella festa che ci sia qui. Va bene, allora buon divertimento. Grazie, altrettanto. Dai, che siamo venuti a fare del casino anche qua a Viserba stasera. Divertitevi con noi, noi siamo i cugini. Siamo qui con Urbinati. Ciao Urbinati, come stai? Bene, bene. Ti stai divertendo? Tutto mangiato e ci siamo divertiti. Ci siamo. Adesso dove vai? Adesso ormai siamo arrivati, non possiamo più, eh. Veniamo da Igea noi, veniamo. È dura. Ti piace questa festa? Porca boia, è un anno che aspettiamo. Bene. Allora buon divertimento. Grazie altrettanto. Allora, questo è il tuo carro? Il carro veramente del Piroscio Romagnolo del mio zio. Da dove venite? Da Igea Marina. Quanti chilometri avete fatto allora? Abbiamo fatto fino adesso 4 km e mezzo a piedi. Però è una bella festa, ci divertiamo, quindi va bene così. Quanta birra è andata? Non ho capito. Quanta birra abbiamo bevuto? Birra, vino, di tutto di più. Però va bene, tanto non dobbiamo guidare, quindi ci divertiamo. La gente c'è, quindi va bene così. Allora, buon proseguimento. Grazie, grazie. Buon lavoro.
Buonasera, come sta? Bene, abbastanza bene. Questo è il suo trattore? Il mio trattore è di ferro, non si rompe mai. Da dove viene lei? Io vengo da San Martino Riparata. Quindi hai fatto un po' di chilometri per essere sì, qua? Sì. Dopo siamo andati a Torre Pedrera, siamo venuti qua. Le piace molto questa festa? Sì. Sono 20 anni che lo faccio questo lavoro. 20 anni. Allora complimenti e grazie. Prego, anche a voi. Eccoci qua, quanti anni ha questo trattore? 67. E tuo? Mio è quello là davanti. Da dove venite? Macerata e provincia d'Ancona. Vabbè, avete fatto un sacco di chilometri allora. Più o meno, no, non tanti, è un paio di strade. Ti piace questa festa? No, merita, perché è una bella festa, una rievocazione questa qui che è bellissima, stupenda. Penso che è unica qua nel suo genere, nel lungomare, uno spettacolo. La gente coinvolge la gente, è molto calorosa, i turisti, molto calorosa, apprezza molto, vedo che dà molto calore. Quindi dà piacere aver fatto un sacrificio, diciamo, portarli su, scaricarli, caricarli, anche l'impegno economico. Però è la soddisfazione perché è il calore della gente, capito? Grazie mille, buon divertimento. Grazie. Interessati, ci vengono a fare un bellissimo saluto, salutiamo gli amici, questa è la Romagna, traviatura a Torre Pedrera 2024, ci divertiamo sempre con voi e tutti quanti insieme, parliamo e facciamo divertire tanta gente, portiamo le tradizioni della Romagna sulla spiaggia vicino al mare. Allora amici di Romagna Ieri, Oggi e Domani, siamo qui sul carro di Torre Pedrera, nella festa della trebbiatura, con gli amici di Torre Pedrera. Moreno, raccontaci qualcosa di questa festa, dai! È sempre una festa fantastica, ricorda le tradizioni della campagna al mare. Ah, è bellissima, è una festa in cui tutti dovrebbero partecipare, tutta Torre Pedrera, tutta Viserba, Viserbella, tutti dovrebbero partecipare. Coinvolgente! Tra qualche anno facciamo il ventennale, prepariamoci. Ah, qui abbiamo Pierpaolo, un'altra colonna portante del comitato turistico di Torre Pedrera. Allora, dai, dici bene questa festa, raccontaci bene tutto. La trebbiatura di Torre Pedrera, tutti gli anni la campagna arriva al mare, porta tutte le tradizioni, questo bellissimo mondo, tutti si divertono, vedono un mondo diversissimo che non si aspettano di trovare qui in spiaggia, vicino al mare. Una sensazione bellissima, una Romagna che viene vista in una declinazione spettacolare. Divertimento assoluto, la gente si diverte e la facciamo divertire, gli lasciamo un ricordo che porteranno per tutto l'anno e forse anche l'anno prossimo. Quanti trattori ci sono? Oltre 50 trattori, macchine dei primo dopoguerra e qualcheduna anche prima della guerra. Momenti bellissimi, gente che si diverte, che vuole fare tanta festa e stare tutti quanti insieme. Ecco, sono tutti espositori, tutti contadini della zona o vengono anche da fuori? Tanta gente del posto, ma anche tantissima gente che viene da fuori. Abbiamo gente che arriva dalle Marche, da Carpi, da Piacenza, da Reggio Emilia. Vengono qua perché come qua in Romagna non si sta da nessun'altra parte. E allora complimenti a tutti gli amici di Torre Pedrera che organizzano questa bellissima festa che fra poco compie i... quasi 20 anni. Allora ci vediamo quest'altro anno per i 20 anni della festa della trebbiatura.
Claudio, com'è organizzare una festa così complicata ma così grande e anche così bella? È un delirio in tutti i sensi. A mettere d'accordo tutti è stata una roba impressionante. Però ci siamo riusciti, li abbiamo messi tutti in fila. Guarda che bella fila che abbiamo fatto. Complimenti. Andiamo avanti e proseguiamo a vedere quanti carri ci sono. Eccoci qua! Da dove venite? Erba! Ah beh, allora siete proprio del posto! Ok, ti piace questa festa? Assolutamente sì, è la parte più bella dell'anno! Quanti trattori siete? Troppi! Siamo tantissimi! Va bene, buon divertimento allora! Anche a voi! Radio Nidini saluta la TV locale, ciao ragazzi, ciao, un saluto speciale, divertimento puro, e Rimini, la Riviera Adriatica che balla, stasera portiamo la Romagna, l'allegria, la vera cultura romagnola, un saluto a tutti, portiamo la discoteca italiana, un saluto a tutta l'Italia, ciao ragazzi, e viva la Romagna di Sangiovese, ciao! Buonasera, cosa date da bere qua? Tutto ok. Tutta roba buona? Tutta roba buona, abbiamo offerto di tutto, caramelle, vino delle colline. Allora buon divertimento. Grazie. Saliamo su uno dei carri gestito dalle donne. Buonasera, buonasera, buonasera a tutte. Allora, qualche parola per i nostri amici di Romagna ieri, oggi e domani. Vogliamo salutarvi tutti, augurarvi una buona estate e viva la cultura contadina. E viva la Romagna. Ecco, quanti carri siete? Non li abbiamo contati perché siamo più di 50. E siamo qui tutti per festeggiare la nostra cultura contadina insieme. Viva la Romagna! È una festa molto interessante, molto sentita, dai, anche dai turisti, no? È la festa della Trebbiatura che organizziamo ormai da più di 20 anni e piace sempre tantissimo ai nostri turisti ed è un onore per noi vedere che la nostra cultura piace anche a loro e diventa la loro. Allora complimenti e continuate così e buon divertimento. Ecco, chi abbiamo qua? Ti piace questa festa? Ah, per me è una tradizione intramontabile, guarda, da quando sono bambina sempre, tutti gli anni si fa. Ciao, buonasera! Ti stai divertendo? Tantissimo, è la prima volta che salgo sul carro, ma mi sto proprio divertendo. Tutto bene, bellissimo come sempre, la Romagna è fantastica. E venite in Romagna che si sta bene! Bene, allora adesso arriviamo dalla signora qua. Allora, signora, ci dica, questa festa quanto è bella e quanto è importante per voi?
è bellissima, divertentissima, è caratteristica, vediamo che piace tanto e la ripeteremo nel tempo. Allora facciamo un saluto insieme agli amici di Romagna ieri, oggi e domani. Ciao amici! Dopo la sfilata abbiamo avuto due serate meravigliose di musica della tradizione con l'orchestra di David Pacini, stand gastronomici dove abbiamo servito pesce, abbiamo piada farcita con i prodotti dei nostri contadini. Voglio dirti, sai, che ti amo più che mai. Oggi il tempo ci ha cambiati e ha segnato questa vita. Quando sto con te io rinasco dentro me. Indietro, io amo te, soltanto te. E allora abbracciami, non far finta di fare l'amore, dai, non illudermi, così mi sento morire. E allora abbracciami, rimaniamo così fino all'eternità. Disegniamo poi il futuro se lo vuoi, perché la vita ci vede insieme per sempre, noi, solo noi. Nei tuoi occhi c'è la magia, l'anima mia, e sussurrarti dolci parole, stringiti a me, soltanto a me. Abbracciami, non far finta di fare l'amore, dai, non illudermi, così mi sento morire. E allora abbracciami, rimaniamo così fino all'eterno.
questa è una vecchia trebbiatrice, diciamo, che si sono usate fino agli anni 50-60 con qualche coda, soprattutto qua sulle nostre colline. E, diciamo, questo qui, diciamo, è una macchina che è stata completamente sostituita da macchine molto più moderne, che in pratica il grano lo raccolgono e poi dopo lo trebbiano direttamente e fanno già il prodotto finito, e, a differenza di questa qua che invece il grano andava raccolto prima e si vede che viene raccolto e poi lo trasportavano su dei carri fino a bordo macchina, dopodiché questa macchina qua andava comunque alimentata e c'è un vario personale. Adesso qua la macchina è ferma, non si vede tutta la squadra che ci lavora attorno, però qua attorno per alimentarla c'è una persona che metteva sulle cove dall'altra parte, le cove di grano che si vendono di là, poi sopra c'erano due persone che una tagliava le cordicelle e una metteva giù nell'imboccatore il prodotto finale del grano, che è il grano, insomma la sementa che viene separata, viene raccolta, diciamo, in quei sacchi bianchi che si vedono lì agganciati sulla parte posteriore della macchina. Ecco, quello, diciamo, è il prodotto finale. Durante la lavorazione si vede che poi dopo la parte che viene così scartata, che è la paglia, viene comunque fatta uscire, la macchina la fa uscire dalla parte, diciamo, anteriore, che poi dopo poi veniva comunque raccolta e pressata, perché poi dopo era tutta paglia che veniva usata durante l'inverno per il bestiame, insomma, per fare il letto alle bestie e quant'altro. Ecco. Questa qui è una macchina che di fatto da sola non potrebbe funzionare se non azionata da una macchina esterna, che si vede quel trattore là, vede? Sulla parte posteriore ha, diciamo, un'applicazione, una puleggia che poi attraverso quella cinghia gira e poi fa girare tutti i cinematismi che ha lei all'interno. Le macchine a corredo sono rigorosamente, chiamiamole così, d'epoca o d'altri tempi. Anche perché di quelle moderne non avrebbero comunque nessuna applicazione per poterla farla funzionare, quindi diciamo che è un insieme di attrezzature studiata per lei con tutte le applicazioni che ci vengono attorno, insomma. Ecco. Ecco, il grano è questo qua, vede, qua viene separato, qua diciamo che viene fuori la frazione quella più pulita, quella già ventilata, di qua invece ci vengono fuori, diciamo, i semi spaccati, quelli che non sono proprio interi, e c'è anche un po' di sporco, c'è qualche avena, c'è qualche erbetta che non, diciamo, la usavano più direttamente per il pollame buttato così a terra, invece questo qua la usavano poi per fare la farina, perché era, diciamo, la frazione più pulita, ecco, per l'alimentazione umana, ecco. Qua si vede il grano, diciamo che viene raccolto in campo con una macchina che adesso non è presente qua, che si chiama mietilega, che in pratica miete e lega, e diciamo che il risultato è questo qua, fa tutti dei piccoli fascetti di questa dimensione qua. Dopo questi vengono spostati sopra, vengono tagliate le cordicelle e poi sopra c'è una bocca con un battitore, che è, diciamo, è un rotore che gira, e questo qui lo trita tutto, lo trita attentamente, anche perché viene regolato in maniera tale che il grano, la spiga, questa qua venga soltanto così smontata, ma non rotta, perché sennò il grano, il seme avrebbe tutto quanto disintegrato, ecco, diventerebbe farina prima del tempo, diventerebbe. No, 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 no,
creep out that cake, straight out the gate. Look in the woman, some mistakes for whores. I'm saying, well, I spend mine, but not to spend yours. That's a great, well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. Well, high heel shoes, get love from the dudes, four badass chicks from the Blue Line. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. Drink wine with diamonds in the glass, by the case, the meaning of expensive taste. You want an NJ, NJ, I'm a mocha, choca, die. What? Yo, lady, mama. Oh. Come on.
Una bella consuetudine quella di ritrovarsi in piena estate qui a Torre Pedrera per la festa della Trebbiatura, una festa che è nel cuore non solo degli abitanti di Torre Pedrera ma della città e di tanti turisti che ogni anno visitano la nostra città e la nostra Torre Pedrera. È bello celebrare le nostre tradizioni, ricordarci da dove veniamo, perché la nostra origine è fortemente rurale. Sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo, devo dire, trasformati anche con grande capacità in operatori balneari, ma ripeto, è bello ricordarci da dove veniamo e questa sera è davvero celebrativa di quello che siamo stati, ma soprattutto di quello che vogliamo essere in prospettiva. Una località con una forte identità, ma proiettata al futuro. Abbiamo chiuso la festa la domenica sera con uno spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Même dans un sommeil éternel, et que sans tu t'aimer, j'ai vu la vie.
c'était moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Vengono veramente tantissimo a ballare e adesso li andiamo a prendere, vediamo un po' se sono pronti. Eccoli qua, andiamo qua, venite qua, venite qua, guardate che meraviglia, Camilla ed Edoardo, belli come il sole. Guarda Edo che sorriso ha Daniela, guarda Camilla, tutto bene? Sei pronta? Sei prontissima? Allora Edo, facciamo fare un bel frullo alla tua dama. Eccolo qua. E allora, signore e signori, mazurka. Alziamo la gambetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, che si ora? Base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alziamo ancora la gambetta, cavallino, via! 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sulla gambetta, che sura, base, 1, 2, 3, 4, chiudo, 1, 2, 3, cavallino! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai 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 sulle gambette, chiusura, Camilla Edoardo. Eccoli qua, Edoardo aspetta un attimo, guarda questo signore mi fa una bellissima ripresa. Icaro TV, bene, bene, contentissimi, grazie, che onore. Allora Edo, facciamo una cosa, se ti va, se non ti va la facciamo lo stesso con la Camilla, un bel giro di pista, così questo meraviglioso pubblico vi fa un grande applausone ringraziandovi della vostra mazurka. Vai Edo, vai, accompagna la tua dama, ecco. E come sempre, signori, sono sempre le donne che tirano, non c'è niente da fare. Either you're mine.